cura di Marsala, ieri. Tutti lì per lei, la bambina perduta. Denise. Cinque ore di attesa, perché lì dentro si decide se archiviare le indagini o andare avanti. Di cosa parlano lì dentro? Da una parte la procura chiede l'archiviazione per tutti e quattro gli indagati della nuova inchiesta. Dall'altra i genitori di Denise si oppongono. Archiviate le indagini su tutti, ma non su una. Una è sempre lei, Anna Corona. Ci sono intercettazioni nuove, testimonianze nuove, che riportano a una vecchia domanda. Anna Corona sa che fine ha fatto Denise? Continuate ad indagare. È questo che chiedono i genitori di Denise. È di questo che discutono lì dentro, per 5 ore. Poi è il volto contratto di Piera a raccontarci che cosa hanno deciso. Scusate, non voglio rilasciare nessuna intervista. Cos'è accaduto o cosa non è accaduto? Hai ascoltato cose che non volevi sentire, Piera. Parla di mia figlia là dentro. Può fare solo male stare là dentro. Ci dica perché sceglie di non parlare, avvocato, se no non riusciamo a tradurre. Che cosa è successo? No, non rispondo. In pendenza di una decisione non mi sembra corretto fare dichiarazione. Da che parte pende questa decisione, avvocato? Sì, questo se facessi l'indovino. Aspettiamo che il giudice con serenità decida sulla richiesta di archiviazione. Si sono presi altro tempo ed è il tempo che ti pesa, Piera. È giusto che sia così. Anna invece, Anna Corona? Serena. Siamo parecchio stanchi. Stanchi o delusi? Non delusi mai dalla giustizia. Vedremo. Vedremo che cosa succederà. Avvocato, ma si archiviano, continueranno a cercare Denise? E il procuratore Piscitello ha detto: noi non finiremo mai di cercare Denise e di cercare la verità. Per noi di questo lo ringraziamo. Cosa ti aspetti, Piera? La verità voglia. Piera Maggio vuole la verità. Lucilla Masucci, quando arriverà il momento della verità? Quando si saprà se l'inchiesta continua o se finisce qui? Dovrà aspettare, Piera, Alberto, perché non c'è un termine perentorio. Sarà il giudice, una volta letti tutti i documenti presentati dalla procura e dall'opposizione, dagli avvocati della famiglia di Denise, a decidere. Un tempo, ancora tempo, 17 anni e un altro pezzettino di tempo per Piera ad aspettare. Allora, sentiamo però cosa c'è al centro di questa opposizione. Nuove intercettazioni, ancora lei, Anna Corona, al centro di questa vicenda, avrebbe pronunciato frasi sospette che lascerebbero farebbero nascere nuovi dubbi sul coinvolgimento nella sparizione di Denise. Alessandro, sentite. Uvo sapiri, cu futanno, uvo sapiri, io cu Giuseppe. Così Anna Corona si rivolge alla figlia Alice e la frase è stata intercettata dai carabinieri di Trapani il 25 maggio scorso. La donna si trova a casa con la figlia, con cui sta chiacchierando, ricostruendo i movimenti la mattina in cui scompare Denise, il 1 settembre 2004. Ad un certo punto pronuncia quelle parole a bassa voce, quasi a voler sussurrare un segreto alla figlia. Lo vuoi sapere chi è stato quella volta? Ti sento. Lo vuoi sapere? Io con Giuseppe. E poi si vede. Il Giuseppe di cui parla la Corona non è stato tuttora identificato, ma leggendo la trascrizione fatta dai consulenti di Piera Maggio, la conversazione potrebbe riferirsi alla scomparsa della bambina. Anna Corona aggiunge, sempre in dialetto, rivolgendosi alla figlia. Alice, una fari parola, assinò veramente cuttia, poi non ci parli più. Alice, non devi farne parola, altrimenti veramente con te non parlo più. Proprio questa intercettazione, importantissima per affermare il coinvolgimento di Anna Corona nel sequestro, è uno degli elementi su cui si basa l'opposizione. Posizione all'archiviazione delle indagini sulla donna presentata dal legale dei genitori di Denise, l'avvocato Giacomo Frazzitta. Allora, Lucilla Masucci, ma ci sono anche altre conversazioni intercettate che sollevano i dubbi degli legali della famiglia di Denise. Raccontami, sempre Anna Corona, che dice per esempio a Piccirida morse, la bambina è morta. E poi ancora un altro, pure lui l'ha presa. E ancora lei dice Luigi se l'è portata, lo dice la mamma di Anna Corona. Che cosa significano queste conversazioni, Lucilla? Non lo sappiamo e non lo sa neanche Piera Maggio. È per quello che chiedono un approfondimento. Anna Corona nomina quattro uomini, Giuseppe, Luigi, Asparino,
un vecchio innominabile. Chi sono queste persone? Pieramaggio non lo sa, Piero Pulizzi non lo sa, l'avvocato Frazzitta non lo sa, noi non lo sappiamo. E allora si chiede un approfondimento di indagine. Anna Corona sta guardando la televisione o parla con la figlia o parla con sua mamma, potrebbe dare delle spiegazioni su chi sono le persone che sta citando. Sempre l'impressione degli avvocati e della famiglia di Denise è che stiano parlando proprio della bambina e di come Denise sia scomparsa. E allora a queste domande la famiglia di Denise vuole delle risposte. Altro tempo per aspettare? Loro sinceramente sperano che la procura decida di fare questo approfondimento, che non è contro Anna Corona, certo, ma è a favore della verità. La verità, vedremo allora se l'indagine andrà avanti o si ferma qui. Grazie Lucilla.